Nel corso della storia sono stati lanciati nello spazio decine di animali diversi, dagli insetti alle scimmie, ma tra loro c'era solo un gatto. All'inizio degli anni 60, 30 gatti randagi parigini furono preparati per il volo, inclusa la rotazione nella centrifuga e l'addestramento nella camera di pressione. Tutti i gatti avevano elettrodi impiantati nel cervello per monitorarne lo stato. La selezione fu superata da 14 gatti e il gatto di nome Felix era uno di loro. Ma all'ultimo momento il fortunato riuscì a fuggire. Così, il 18 ottobre 1963 fu Felicette a essere lanciata in un volo suborbitale. Dopo essere tornata sana e salva sulla Terra, divenne rapidamente famosa, ma le foto di Felicette, con gli elettrodi nella testa, causarono l'indignazione dei lettori. Secondo alcune informazioni, purtroppo, il gatto fu soppresso alcuni anni dopo.